Buongiorno, dove andiamo oggi? A fare A fare i pedroni. i pigroni. Allora, il nostro programma oggi, infatti sono un po' deluso, era 2 giorni veramente belli, però non vi dico niente, un giorno ci andremo e vediamo dove andiamo, con notte in casera e tutto. Purtroppo il meteo dà brutto sia oggi, pomeriggio, che domenica, e quindi abbiamo deciso una roba veloce, non l'avevamo mai fatto, andiamo al Rifugio Pradut. Siamo a Lesis, vicino a Clout, nel Friuli Venezia Giulia. Adesso abbiamo parcheggiato qua in questo parcheggio, che è l'ultimo gratuito, perché da lì praticamente ci sono altri 2 parcheggi, 1 chilometro più avanti, e praticamente però si paga 5 euro per tutto il giorno. Noi alla fine qua sulla macchinetta eravamo andati a vedere e abbiamo trovato anche i 5 euro, quindi alla fine era gratuito, però vabbè, per fare un chilometro a piedi, anzi meglio perché così l'allunghiamo un po', insomma. E niente, ci vediamo strada facendo. Crocus. Vabbè, sta qua dai numeri. Sì, No. ho visto il fiorellino. E niente, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace alla fine se vi è piaciuto. Bene, buona visione. Ciao ciao. Ok, qui è l'ultimo parcheggio perché dopo lassù c'è il divieto e non si può più proseguire. Bene, arriviamo a questo bivio e decidiamo di proseguire verso Casera Casavento, anche perché prima abbiamo avuto un incontro strano. Un incontro ravvicinato del terzo tipo. E che ha detto che si recava a Casera Casavento, andiamo a vedere se lo riusciamo a beccare, quindi l'allunghiamo di 4-5 km e altri 200-300 metri di dislivello. Bene, proseguiamo. Torniamo fuori sulla forestale, abbiamo fatto una piccola deviazione in mezzo a un bosco bellissimo. Adesso andiamo verso Casera Casavento, ormai manca poco. Arriviamo a Casera Casavento. Lì fuori c'è anche la bandiera sarda. Manu è contenta e io ho un mezzo dubbio di chi sia che l'ha issata. Ma non c'è. Ma non c'è. Ma no. Sergio, dove sei? Mentre ero qua a far volare il drone, qui a Casera Casavento, Manu si è accorta che c'è un segnalino che indica le impronte del dinosauro a 5 minuti. Vuoi non andarle a vedere? Allunghiamo ancora. Ecco qua l'improntina di dinosauro. E lassù ce n'è un'altra. La mia mano. Buono. Sì. Abbiamo pensato qui a Casera Casavento che ognuno doveva avere i propri integratori. Allora ci siamo fatti fare il pacchettino di ciupa e salendo li smangiucchiamo. Chi è stato? Che schifo. Proseguiamo su questo sentiero qua verso il Landrescour. Bello. Sì.
arriviamo là. Wow, che bel tuffo qua. E la nostra intenzione non era di arrivare fino a qua. Vieni Pippo, bravissimo. Oh, mamma mia, che freddo. No, sì. È bello, ma non è per noi. No. Beh, questa sarà l'ultima ripresa prima di arrivare al Pradotto, perché il sentiero è tutto così, ma ha una pendenza praticamente assurda. Meno di 2 chilometri si fanno 400 metri di dislivello. Fate i conti alla pendenza. Ci troviamo al Sasso dei Dieci. Non so se la vedete, questa C e la X. E qua dice iscrizione risalente probabilmente al periodo della Repubblica Veneta, indicante un confine. Iscrizioni simili si trovano anche in Carnia, quindi probabilmente un confine. Ok. Dai che manca poco. Dove? Ok. Usciamo qua dal 962. E ritorniamo, se non ho capito male, sulla forestale che stavamo facendo stamattina, prima della deviazione. Adesso proseguiamo verso il nostro rifugio, finalmente. Questo sentiero qua è tanto duro quanto è bello. Chi c'è là sotto? Salve! Andiamo, che ho fame! Benvenuti al rifugio Pradotto. Il drone dopo, adesso vado a mangiare. Tutta la valcellina là sotto. Bello. Ecco anche Manu che arriva. Bene, un super pranzo fatto qua al rifugio Pradotto e niente, adesso scendiamo un po' tutto per la forestale, un po' in mezzo al bosco. Manu ha bevuto abbastanza perché si è fatta quasi un litro di nero. Non è vero. Guardateli gli occhi.
So che quando ho tentato di bere un po' di vino me l'ha portato via. Ecco, perché basta, dopo un litro basta. E niente, ci vediamo giù al parcheggio, se non succede niente, che magari Manu cade. E... ci vediamo al parcheggio per i saluti. Ciao ciao! Che cosa stai facendo? Cioè, voi vi rendete conto? Secondo voi non ha bevuto? Ma guarda, che rasa del lavoro! Aspetta, aspetta. Guarda. Guarda. Mamma mia! Giunti al dunque, siamo ritornati sani e salvi al parcheggio. Sentiero leggermente diverso dal preventivo, l'abbiamo allungato un po'. Adesso la discesa l'abbiamo fatta tutta sul 960A, molto bello, molto sottobosco, e si evita la forestale. E giro molto bello, rifugio mangiato benissimo, mi è piaciuto proprio anche come rifugio caldo, accogliente, persone giovani, bello veramente. E niente, tutto il giro bello. Sentiamo Manu cosa ci racconta oggi, a parte vabbè il vino che si è bevuto. Adesso comunque è ritornato un po' in qua. E niente, eravamo partiti per una passeggiatina, abbiamo finito con 20 km, 1000 quasi, forse non ci siamo arrivati, sì, qualche metro forse, facciamo il giro e torniamo alla macchina. E niente, comunque dai, niente di impegnativissimo, a parte lunghezza di Sepello, ma insomma sentiero tranquillo. E basta, e mangiato bene, e anche ci siamo trovati molto bevuto bene, anche bene, anche a Casera Casavento. Sì, abbiamo comprato carina, del formaggino, e molto gentili anche i ragazzi, e niente, bel giro, tranquillo, insomma dai, bene, ok, alla prossima allora, ciao ciao, ciao, ciao.